La sindrome della capanna o del prigioniero è la condizione psicologica di chi, dopo un periodo di confinamento, imposto, preferisce mantenere il suo stato di isolamento sociale e, evitare di, ritornare o comunque ritardare il più possibile, il suo ritorno ai ritmi, abituali, di vita. E questo perché, nella fase appunto del confinamento, la propria casa è stata vissuta come un rifugio sicuro, laddove l'esterno invece era vissuto come un luogo di pericolo. Un luogo incerto dove era presente un nemico invisibile. Inoltre è stato possibile scoprire che non era così spiacevole stare a casa, ci si poteva dedicare ad attività gradevoli, personali, approfondire i rapporti con i propri familiari. Allentare sicuramente i ritmi frenetici e stressanti della vita quotidiana e lavorativa, scoprire il buon uso della lentezza. Inoltre la psiche è ancora consapevole che all'esterno l'allerta sanitaria non è terminata e inoltre vede un mondo che comunque è mutato, persone con le mascherine, con i guanti, distanziarsi socialmente, dover adottare una serie di regole di sicurezza relazionale, non potersi abbracciare, non potersi stringere la mano. Quindi sono sensazioni queste di apprensione, quindi timori, ansie, disagio, che sono naturali laddove l'uomo deve affrontare dei cambiamenti molto importanti per sopravvivere. E questo è un ulteriore cambiamento che viene richiesto all'uomo, ovvero quello di ritornare, dopo un periodo in cui aveva costruito comunque un suo equilibrio, ritornare ad una vita relazionale, la vita di prima, tra virgolette, la vita sociale. Allora, affinché questo possa essere affrontato nel migliore dei modi, occorre innanzitutto una gradualità, un ritorno graduale ai ritmi abituali lavorativi, e di vita quotidiana. Il secondo punto importante è, mantenere gli spazi personali che sono stati ricavati, nella fase 1 e nella fase 2. Per poter dedicare sempre tempo a se stessi e ai propri affetti. Il punto 3 ovviamente è il rispetto di tutti i dispositivi di protezione individuali e le regole di sicurezza sanitaria e sociale che consentono appunto di garantire la salute propria e altrui. Inoltre, se invece il disagio dovesse essere però più consistente e inficiare effettivamente a lungo tempo lo svolgimento delle attività quotidiane, ci si può rivolgere all'esperto psicologo che, come appunto esperto di promozione della salute, può essere risolutivo.